primato in classifica, solitario, è ancora presto, lo immaginiamo, però come si gestisce questo momento che è comunque di grande pressione, è inevitabile, a questo punto siete in ballo e ballate. No, grande pressione, no, noi dobbiamo, è una cosa che noi abbiamo programmato da prima, questo è un periodo fondamentale, importante per il campionato, dobbiamo stare concentrati sulle cose che dobbiamo fare, quindi la classifica io continuo a ripetere che non mi interessa in questo momento, dobbiamo essere molto tranquilli, dobbiamo concentrarci nel fare delle prestazioni ad alto livello perché comunque siamo capaci di farlo ed è obbligo cercare di farlo da qua alla fine. E poi vediamo più in là come siamo messi. Importante non soffrire di vertigini ora. Ma no, assolutamente. Noi dobbiamo pensare alla prestazione. Adesso abbiamo una grande partita da affrontare. Questa settimana le motivazioni non mancheranno. Quindi ci concentreremo totalmente sull'aspetto tattico e da come dobbiamo affrontare il prossimo avversario. Questo è il nostro segreto e speriamo di portarlo avanti fino alla fine. L'ultimo per quanto mi riguarda, ma quel gol di Scipioni forse va raccontato e riraccontato, Eurogol. Sì, mi piace anche riguardare tutta l'azione da come siamo partiti, perché abbiamo detto a fine primo tempo di giocare uno massimo due tocchi perché loro erano molto aggressivi sulla palla, avevano dei tempi di pressione molto importanti, non ci lasciavano fare 3-4 tocchi, quindi dovevamo riuscire a sviluppare la nostra giocata. Questo è stato un gol su una giocata che ripetiamo spesso e esserci riusciti a uno o due tocchi, insomma, è veramente qualcosa di molto bello per chi ha visto la partita e soprattutto sono contento per Scipioni perché il gol se lo merita.